Io sono Davide dell'Associazione a Catagliato e con questo video vi voglio raccontare cosa si nasconde dietro questo interessante esperimento scientifico. Eccoci qui, benvenuti nel mio laboratorio. In realtà è il mio terrazzo, ma d'altronde in questo periodo qualunque stanza della casa può trasformarsi in un laboratorio se ci siamo noi a farci degli esperimenti. E l'esperimento di questo video cerca di scoprire i segreti di questo pendolo magico, che, come dice il suo nome, è fatto di pendoli. Quindi la prima cosa che dobbiamo capire è che cos'è un pendolo. Il pendolo è una cosa semplice. Si tratta di un oggetto appeso ad un filo. La caratteristica più importante per definire il pendolo sta nel filo. Il filo non deve essere elastico. Mentre l'oggetto può essere qualunque oggetto, può essere grande, piccolo, con qualsiasi forma. Noi per comodità useremo un oggetto rotondo come questa pallina. E cosa fa un pendolo? Beh, il pendolo fa una cosa: oscilla. Beh, per essere un po' più precisi, se noi il pendolo non lo tocchiamo proprio, lui se ne sta fermo. Si dice in posizione di equilibrio, cioè sta lì in equilibrio. E se noi lo andiamo a spostare dalla sua posizione di equilibrio e lasciamo andare, inizia a muoversi. Non siamo noi a dargli la spinta, è lui che si muove da solo. Si muove per effetto della gravità del nostro pianeta. E la gravità lo porta a tornare nella posizione di equilibrio, solo che ormai lui ha preso velocità e quindi inizia a compiere delle oscillazioni. Pensate, questo movimento è così bello che gli scienziati l'hanno chiamato moto armonico, dove moto significa movimento e armonico indica questo continuo oscillare nelle stesse posizioni. Dunque, con questo pendolo adesso faremo alcuni esperimenti. Però mi sembra banale che sia solo io a farvi vedere questi esperimenti. Secondo me potete costruire il vostro pendolo e adesso vi dirò come. Il pendolo è un oggetto semplice da costruire, ma se proprio non vengono idee vi do qualche consiglio. Come prima cosa dovete scegliere il filo. Potete prendere un filo come quello da cucina, oppure un filo canapino, o perfino un cordino. La cosa importante è che non sia elastico. Poi dovete procedere alla scelta dell'oggetto da appendere. Io per il mio esperimento ho utilizzato delle palline come quelle da piscina riempite, ma potete anche usare altre palline che trovate per casa, come le palline da tennis oppure le palline da ping pong, le palline di polistirolo che vengono usate per fare lavoretti di cucito, oppure le palline quelle antistress morbide. Ma qualunque cosa che avete in casa, una mela può andare bene, un'arancia, perfino un rotolo di carta igienica. Beh, forse non è l'ideale, però ci passa bene il filo. Ecco, una volta che avete scelto il vostro oggetto dovete appenderlo al filo. Vi scegliete una lunghezza del filo, anche questa per il momento non è importante, poi vedremo. Vi fate aiutare, la tagliate e poi la fissate alla pallina che avete scelto, all'oggetto. La cosa più semplice è utilizzare del nastro adesivo, però per chi vuole essere un po' più ingegnoso esistono degli articoli da ferramenta, delle vitine che permettono di creare questi occhielli molto semplici da avvitare su alcuni oggetti. Ma la cosa più semplice, ripeto, è scegliere la pallina, appoggiarci il filo e fare un bel giro di scotch in modo che lo tenga fermo. E voilà, fatto il vostro pendolo. Possiamo iniziare. Eccoci di nuovo qui. Avete costruito il vostro pendolo? Fantastico! Il mio, per comodità, l'ho appeso qui su, in modo da avere le mani libere per fare tutte le prove che mi servono. Se non avete un luogo dove appenderlo, potete sempre chiedere una mano alla mamma e al papà. Saranno felicissimi di tenere il vostro pendolo mentre voi fate tutte le prove che vi servono. Ora, un'altra cosa che potrebbe esservi utile è un cronometro.
cioè quello che serve per misurare il tempo. Se ne trovano facilmente all'interno di tutti i cellulari, quindi anche lì chiedete il cellulare per misurare il tempo. Il tempo di cosa? Beh, abbiamo visto prima che spostando il pendolo dalla sua posizione di equilibrio lui inizia ad oscillare, ma se osserviamo le oscillazioni, queste continuano e posso contare quante oscillazioni fa in un dato tempo. Il cronometro ci può servire per vedere come cambiano queste oscillazioni se io vado a fare delle modifiche al mio pendolo, e lo vedremo con tre prove. Nel primo esperimento inizieremo a giocare col nostro pendolo partendo dalla prova più semplice, ovvero misureremo quanto tempo impiega la pallina per tornare nella nostra mano cambiando la distanza dal punto di equilibrio. Vediamo che succede. Aumentiamo un po' la difficoltà. Il nostro obiettivo è sempre misurare il tempo che impiega la pallina per tornare nella nostra mano, ma questa volta cambieremo la lunghezza del filo. Vediamo che succede. Terzo e ultimo esperimento. In questo esperimento proveremo a cambiare il peso del nostro oggetto. Ora non possiamo farlo con una magia, per questo ci serviranno degli altri oggetti. Ve li faccio vedere. Questa pallina blu ha lo stesso peso di questa rossa. Questa pallina gialla invece è vuota. Proveremo a vedere quindi un confronto fra due pendoli che hanno lo stesso peso e due pendoli che hanno un peso diverso. Non siete obbligati a fare questo esperimento, io ve lo faccio vedere, ma se riuscite a trovare degli oggetti simili con pesi diversi potete provarlo anche voi. Vediamo un po'. Ricapitoliamo, con questi tre esperimenti abbiamo scoperto tre cose. La prima, il tempo che impiega la pallina per tornare nella mia mano è uguale per distanze diverse ma piccole, aumenta per distanze maggiori dal punto di equilibrio. La seconda, più lungo è il filo, più tempo impiega la pallina a tornare nella mia mano. E la terza cosa, se cambia il peso del mio oggetto, oggetto simile, non cambia il tempo per tornare nella mia mano. Ora che abbiamo scoperto queste tre cose, possiamo cercare di capire il pendolo magico, perché qui non abbiamo una pallina, ma ne abbiamo ben 15 palline tutte uguali per comodità, ma con una differenza fondamentale, e lo vedete bene anche da lì. Le palline sono attaccate a fili con lunghezza diversa, una lunghezza che aumenta via via dalla prima fino all'ultima pallina. Ora non ci resta che fare una cosa, far partire il pendolo magico.
Bello, vero? Ma avete osservato con attenzione? Scommetto che vi stanno frullando per la testa un sacco di domande e qualcuno avrà trovato anche delle risposte. Allora, fughiamo un po' di dubbi, un po' di cose importanti. La prima: non c'è nessuna macchina e nessun computer che controlla il movimento di queste palline, semplicemente le ho fatte partire tutte assieme, dalla stessa distanza. La seconda, l'abbiamo detto prima, la lunghezza del filo è diversa, aumenta a partire dalla prima pallina fino all'ultima. E la terza cosa, tutte le palline sono uguali, hanno lo stesso peso. Vi propongo anche un'altra cosa, provate a riosservare il video di prima. Scegliete una pallina di un colore e seguitela per un po' di secondi. Noterete che la sua oscillazione è assolutamente normale, non cambia perché ci sono altre palline che oscillano con lei. Quindi l'elemento più importante da tenere a mente è solo la differente lunghezza dei fili, che abbiamo visto negli esperimenti di prima, che più aumenta la lunghezza maggiore è il tempo che impiega la pallina per compiere l'oscillazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che in certi momenti noi vedremo alcune palline nella stessa posizione, e questo non perché si sono parlate o si sono organizzate fra di loro, ma perché abbiamo scelto i tempi giusti in modo da vedere questo effetto. Eh sì, perché questo esperimento in realtà è un effetto ottico. Noi vediamo le palline formare delle figure, ma in realtà loro non si sono messe d'accordo. Semplicemente i nostri occhi le vedono in quelle posizioni in quel dato momento. Ora, non siamo stati noi ad inventare questo esperimento. Il padre di questa intuizione è un tale Ernst Mach, un professore di fisica dell'Università di Praga, che nel 1867 mise in serie dei pendoli e scoprì questo interessantissimo effetto. Ora, potete farlo a casa anche voi, potete provare a prendere più pendoli, provare a fare delle lunghezze diverse e vedere cosa succede, vedere se anche voi riuscite a creare degli effetti ottici usando il pendolo. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, spero di avervi dato un po' di idee e un po' di attività da fare in questo periodo in cui non ci vediamo tanto, ma abbiamo un sacco di tempo per provare a fare gli scienziati. Io sono Davide, dell'Associazione Accatagliato e della rivista Planck, e vi do un grande saluto.